quanto ho speso. Ragazzi, questa crociera mi è costata più o meno, c'è euro più euro meno, circa. Oh, AC Milan! Ciao a tutti fratelli e sorelle, ciao ciao, bentornati, benvenuti, nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Ci siamo ragazzi, entriamo nella settimana, almeno perlomeno nella settimana più importante degli ultimi mesi, ragazzi. Entriamo in una settimana che, come vi raccontavo ieri nell'All Into the Wild, può essere piuma o può essere ferro sta settimana. Perché può essere piuma? Perché se dovesse andare bene, o perlomeno non andare troppo male, potrebbe essere una settimana che in qualche modo ci può rilanciare in obiettivi di campionato, in Champions League, può farci rialzare un po' l'umore, ci può rialzare anche l'entusiasmo, no? Insomma, di tutto il popolo rossonero. Oppure in alternativa, e non ci voglio neanche pensare, può essere ferro. Perché se questa settimana qua dovesse veramente essere ferro, ragazzi, entriamo in un tunnelone mega galattico dal quale poi sarà molto difficile uscirne. Però come sempre poi il campionato è lungo, la Champions è lunga, vediamo, ma non voglio neanche pensare e voglio sperare che questa settimana sia piuma e non diventi poi ferro. Allora ragazzi, iniziamo a parlare due aggiornamenti importanti. Il primo aggiornamento che vi devo dare è importantissimo e riguarda l'operazione fatta ad Isma Benasser. Lungo stop in arrivo per Isma Benasser, il centrocampista del Milan, infortunatosi durante la sosta delle nazionali con la propria Algeria, è stato operato pochi minuti fa in Finlandia. L'intervento chirurgico al polpaccio destro è riuscito perfettamente, ma ora ad Isma aspettano tanti mesi per recuperare. Per rivedere Benasser in campo ci sarà bisogno di tantissimo tempo. Il centrocampista del Milan avrà bisogno di almeno 4 mesi, cosa vi raccontavo io l'altro giorno. Purtroppo, vi devo dire quello che vi ho detto l'altro giorno, purtroppo le mie paure si sono poi concretizzate e avevo paura di perderlo per tanto e purtroppo così è. Perché serviranno almeno 4 mesi per poter tornare sui campi, quindi poi riatletizzazione, rimessa in moto del proprio corpo, eccetera, eccetera. Io credo che prima di 5 mesi e mezzo, il buon Isma Benasser, che ricordo a tutti aver giocato praticamente niente negli ultimi 2 anni, potremo riaverlo comunque a disposizione. Brutto ragazzi, brutto colpo per il Milan, perché perde un giocatore, anche se, ripeto, negli ultimi 2 anni praticamente non c'è mai stato. Però perdiamo un giocatore che perlomeno ci dava delle alternative a centrocampo. Un altro giocatore che invece si è fatto male, e anche qua ragazzi sarà una roba lunghissima. Ragazzi, purtroppo vi devo dare questo aggiornamento per Alexi Salihamidžić, che nella giornata di ieri si è fratturato, ragazzi. Purtroppo si è fratturato la caviglia e rischia anche lui uno stop lunghissimo. Comunque per recuperare anche qua da una frattura, come sempre si parla, fortunatamente è una frattura composta, ok? Non è una frattura scomposta, ma per recuperare da questo tipo di infortunio di solito servono sempre 2 mesi e mezzo, 3 mesi, e anche lì poi riatletizzazione e poi dopo ripreparazione, eccetera, eccetera. Quindi probabilmente anche per lui, ovviamente i tempi rispetto ad Isma magari sono un pochino più accorciati, però prima di 3 mesi e mezzo, 4, non credo che la Roma potrà tornare a riavere Alexi Salihamidžić a disposizione. Allora ragazzi, vi ringrazio come sempre per tutte le persone che mi hanno seguito fino adesso. Lasciate like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, per chi mi sta guardando da YouTube. Tutti gli altri che invece mi stanno guardando da TikTok, rimanete qua ragazzi, ovviamente anche voi like, cuoricino qua, iscrizione al mio profilo. Noi su YouTube andiamo avanti, perché adesso vi devo raccontare una cosa importantissima, che è l'aggiornamento riguardo ai rinnovi di Theo e Mike. Abbiamo un aggiornamento importantissimo. Vi devo parlare di un Milan in formato Premier League per la partita di domani contro il Liverpool.
vi devo parlare del recupero di Davide Calabria. E poi alla fine mi sono tenuto un discorso, ragazzi, un nostro ex obiettivo di calciomercato, Adrien Rabiot, che insomma, come vi dico sempre, no? Che nella vita chi troppo vuole nulla stringe. Adrien Rabiot è andato al Marsiglia, ragazzi. Adesso poi parliamo e cerchiamo di capire anche questa cosa e come ha finito incredibilmente per andare poi a scegliere il Marsiglia. Andiamo in sigla e come sempre parliamo di tutto il resto. 1, 2, 3, sigla. Passettino indietro come sempre. Ragazzi, come ci arrivo io questa settimana importantissima? Allora, innanzitutto i miei livelli di ansia in questa settimana si stanno... Già lo sentivo da ieri post partita. I miei livelli di ansia si stanno alzando prepotentemente. Credo che tutto però sia... sapete che vi dico le cose proprio come stanno, Credo che tutto sia riconducibile al derby, perché comunque domani mi piacerebbe far bene. Ah, tra l'altro poi il Chaba Fonseca parla tra un'ora, quindi vale la stessa cosa che vi raccontavo venerdì. Quindi ovviamente in questo momento sono le ore 13 e 17, io non so che cosa dirà tra poco. Però ragazzi, credo che il mio livello di ansia, che si sta alzando prepotentemente, sia dovuto al derby, ok? Perché comunque la partita di Champions è una partita che giochi in casa con Liverpool, quindi bisogna assolutamente fare bene tutto quello che volete, ma credo che sia tutto riconducibile al derby. Non è che arrivo, poi avremo modo, no, per parlarne di questa settimana del derby, però così, come infarinatura generale, nel primo giorno di avvicinamento al derby, prima partita di Champions e poi partita del derby, ci arrivo molto preoccupato, ragazzi, molto preoccupato. L'Inter ieri ha giocato la sua partita col Monza, ha pareggiato, quindi non è tanto una questione di classifica, perché comunque la prossima partita col derby, mi sto già proiettando troppo avanti, lo so, prima c'è la partita con Liverpool, però facciamo finta di niente. Quindi non è che la partita col derby è una partita che a livello di classifica ti fa la differenza tra il vivere o morire, cioè ok, comunque la partita che anche se dovesse magari andare male con un pareggio rimani lì, anche se la perdi non finisci a 15 punti, quindi non succede niente. Però credo che, come vi ho raccontato ieri nell'All Into the Wild, in questo momento un eventuale risultato positivo nel derby, ragazzi, serva più che altro a noi, serva più che altro a me, a voi, a tutti noi, per riuscire ad affrontare questa nuova parte di stagione con un pochino più di fiducia. Questa mattina ho visto che in tanti mi avete scritto, perché su Instagram ho fatto la storia, no? In cui ho detto questa roba, stessa identica cosa, no? Ho detto che comunque arriviamo in una settimana difficile. Tanti mi avete scritto: Lollo, ma dove la prendi la positività per questo? E non la prendo, ragazzi. Cioè, è una speranziella la mia, ragazzi. Cioè, non è che non lo so. Ieri ho visto la partita dell'Inter contro il Monza. L'Inter, ok, ha giocato. Monza ha fatto una bella partita. Però credo che... E poi avremo modo di analizzarla durante la settimana. Non mi voglio giocare tutte le cartucce adesso. Ma deve essere bravo Fonseca, ragazzi. Se deve essere bravo Fonseca a creare un impianto di gioco che metta in difficoltà l'Inter. Se noi, come già fatto in passato, andremo a giocare questo derby giocando praticamente come abbiamo giocato le ultime volte, cioè facendo i comodi dell'Inter, difesa a centrocampo e tutti i difensori che vanno a attaccare subito, tutti i giocatori e difensori che vanno a attaccare subito la palla tra i piedi dell'Inter, ragazzi, ci andiamo a buttare un'altra volta in una partita che non può avere che un epilogo uguale a quello degli ultimi derby persi, ragazzi. Secondo me dovrà essere molto bravo, come ha fatto ieri il Monza. Il Chaba Fonseca dovrà essere molto bravo a strutturare un impianto tattico che non presti il fianco alle maggiori qualità dell'Inter. Lo farà? Non lo farà? Non ne ho la più pallida idea, ragazzi. L'unica cosa che so e spero che con un allenatore nuovo, Fonseca, che fino ad oggi nelle prime 4 partite di campionato ha dimostrato tanti difetti, speriamo che invece la partita dell'altro giorno giocata bene anche a livello tattico, anche se, come vi raccontavo sabato post partita, anche sabato nei primi 10 minuti voi direte: ma eravamo in vantaggio 2-0, sì, però ho visto alcune cosine che secondo me non sono diventati poi dei pericoli effettivi, perché era il Venezia.
Perché se tu quei tipi di errori, quel tipo di gioco lo fai contro una squadra forte come è l'Inter, rischi veramente di prendere gol, ok? Quindi spero che questa settimana, non so come e non so dove, il Chaba Fonseca vada in qualche modo a trovare la chiave di volta per la prossima partita di campionato. Invece per la partita di domani, magari ne parliamo domani pomeriggio, bene, alle 14.30 domani o anche questa sera dalle ore 17 alle ore 18.30 in diretta. Ragazzi, partite domani con Liverpool e non so che Milan aspettarmi, ragazzi, sono sincero, è un po' un tiro di dadi, cioè la partita di domani è veramente un tiro di dadi, perché comunque anche il Liverpool stesso è una squadra che io ho seguito dall'inizio dell'anno, ragazzi, quindi ho visto quasi tutte le partite del Liverpool, è una squadra che può entrare in campo e fare una partita devastante e tu non sai neanche da che parte girarti, come invece può entrare in campo e fare una partita un po'... non svogliata, però poco attenta tatticamente, una squadra magari non troppo applicata. Non credo che succederà questa cosa in Champions, però tanto vi dovevo e tanto vi sto riportando. Il Liverpool è capace di fare una partita che ti ammazza, ti distrugge, perché corrono tutti applicati, tutti perfetti. Allora lì, raga, c'è veramente anche poco da fare, ok? Perché il Liverpool ha quei livelli... ripeto, raga, è una partita proprio da tiro di dadi, devi sperare che qualcosa vada bene. Se invece Liverpool, e speriamo ovviamente che sia così, affronti la partita magari con poca attenzione, però dall'altra parte se Liverpool arriva e dovesse, per assurdo, affrontare la partita con poca attenzione, da noi però dobbiamo fare noi la partita perfetta, perché comunque Liverpool è una squadra fortissima. Quindi noi dobbiamo fare la partita perfetta. Abbiamo le carte in regola per farlo? Sì. Cioè, volendo sì, volendo ce le hai, perché comunque se hai Theo in forma, come ha dimostrato col Venezia, ovviamente il Venezia non è Liverpool, però se hai un Theo concentrato, hai un Rafa che vuole fare la differenza, hai un Youssouf Fofana che adesso, ragazzi, diventerà importantissimo, hai un Ruben Loftus-Cheek lì da mediano che può fare veramente bene, un Tijani Reinders, giocheremo probabilmente con in attacco, dovrebbe giocare Morata e non Tammy Abraham. Ragazzi, giocheremo probabilmente con Fika Yotomori e sta minchia Pavlovic. Sulla destra dovrebbe rientrare Calabria. Adesso andiamo a parlare anche di quella roba lì. Quindi per concludere il discorso di carattere generale sulla partita con il Liverpool, si devono incastrare tante cose, ragazzi. Si devono incastrare tante cose che ci permetterebbero eventualmente di fare una partita fatta bene. Fatta bene. Ma tutto dipende in primis da noi, come ci arriviamo alla partita, se siamo attenti, siamo concentrati e abbiamo voglia di fare. Dall'altra parte devi sperare, ripeto, tiro di dadi, devi sperare che il Liverpool non imbrocchi la partita perfetta. Perché se il Liverpool imbrocca la partita perfetta, raga, cioè, ripeto, l'ho visto giocare tante volte. Se il Liverpool becca quella partita lì, noi, cioè, possiamo dire la nostra... Ma se quelli fanno la partita perfetta, c'hai anche poco da contrastare. Perché quella è una squadra fortissima, ragazzi. Con i suoi difetti, perché il Liverpool ha difetti anche tattici. Però dobbiamo sperare, ragazzi, dobbiamo sperare. Purtroppo non siamo ancora... E poi chiudo questo discorso. Non siamo ancora abbastanza forti dal poter affermare che un Milan concentrato, preparato e con la partita perfetta può battere il Liverpool. Perché anche un Milan concentrato, preparato, messo bene in campo e con la partita perfetta, se dall'altra parte il Liverpool non sbaglia niente, a parità di partite perfette, oggi la vince il Liverpool, ragazzi, perché comunque Liverpool tatticamente, tecnicamente, soprattutto con i giocatori forti che ha in campo, sono più forti di noi, ok? Però, ragazzi, come vi dico, noi abbiamo una squadra forte. Dobbiamo sperare che Liverpool sbagli qualcosa. E succede nel calcio, può succedere. Allora, andiamo un attimo in ordine con le cose. Vi avevo promesso Theo e Mike vicini al rinnovo. Ne abbiamo già parlato qualche volta in passato, però secondo me merita un aggiornamento, perché questa mattina la Gazzetta dello Sport dice che il Milan continua a lavorare e sono vicinissimi i rinnovi. Quello di Mike Maignan è vicinissimo, come già avevo raccontato qualche settimana fa. Si sta avvicinando anche il rinnovo anche di Theo. Le due trattative hanno ovviamente due livelli di difficoltà diverse. Mike è molto più avanti rispetto a quella di Theo, ma il club rossonero vuole concludere entrambe con una fumata bianca il prima possibile.
credo che ci sia ben poco da aggiungere sulla questione. Mike, Theo e Rafa sono in questo momento i tre giocatori più forti che hai. Spero che nel breve termine si aggiunga anche Youssouf Fofana all'interno di questo trittico di giocatori importanti. Mi piacerebbe anche pensare nel prossimo futuro di potervi dire che in questa squadra diventa fondamentale anche Tammy Abraham. Ho visto, l'altro giorno vi ho detto quella roba lì a fine video, no? Vi ho detto, adesso non ricordo esattamente le parole, però vi ho detto qualcosa tipo credo che alla fine Tammy Abraham possa diventare un giocatore importante del Milan. Ho visto che tantissimi la pensate come me e questa cosa mi fa piacere. È ovvio che dipende tutto, è la stessa cosa che vi raccontavo, ragazzi, quando poi Tammy è venuto da noi. Cioè, il Tammy Abraham del primo anno alla Roma è un giocatore che fa la differenza, ragazzi. Cioè, stiamo parlando di uno che in Serie A è in grado di fare la differenza. Il Tammy Abraham del primo anno alla Roma, quello degli altri anni, no. Quindi bisogna sperare. E la prima partita che ha giocato a titolare contro il Venezia l'altro giorno, ok che era il Venezia e ok che era in vantaggio dopo mezz'ora 4-0, quindi ovviamente è tutto più facile. Però ho visto un giocatore, come vi ho raccontato nel video post partita, che ha fatto il suo, ha legato, ha fatto gioco, e noi era tanti anni che non avevamo, perché poi l'altro giorno nei commenti mi avete scritto sotto sabato, ma Lolo, ma anche Giroud faceva quel gioco lì. Sì e no, cioè Giroud faceva anche lui è quel giocatore che faceva da raccordo tra i vari reparti, però ovviamente Giroud per l'età che aveva non ci poteva mettere così tanta corsa. Invece Tammy Abraham ha fatto quel lavoro e l'ha fatto anche con tanta corsa, tanta applicazione e tanta qualità. Poi auguro a Tammy di fare gli stessi gol che ha fatto Oliviero Bombervero, più che altro perché ha sempre fatto gol importanti. Andiamo avanti perché mi sto perdendo come al solito. Un Milan in formato Premier per la partita di domani. Perché praticamente tanti giocatori ex torneo d'oltremanica. Giocherà Tomori con Loftus-Cheek, Pulisic, Emersone Royalone, quindi qua dicono che giocherà Emersone Royalone, Abraham e Morata, che è favorito per il posto da titolare. Poi vabbè, alcune statistiche, ce ne frega poco. Ma considerazioni su questa cosa ce ne sono da fare veramente poche, nel senso, ripeto, la partita di domani, che giochi Abraham o che giochi Morata o che giochi, che cavolo ne so, Pavlovic Gabbia o che giochi Fikayo Tomori, Pavlovic, ragazzi, la partita di domani è una partita che se vuoi vincerla, scusate se torno su questo concetto, se vuoi vincerla chiunque metti deve dare il 110. Se dai l'80 la partita non la vinci. Se dai il 100% la partita non la vinci, perché se quelli là danno il 100 tu la partita non la vinci. Per vincere la partita di domani si devono incastrare tante cose. Quindi chi gioca, sinceramente, me ne frega zero. Nel senso, vado ad analizzare con voi questa cosa, ma domani che gioca Pavlovic, scusate, che gioca Fikayo Tomori, o che gioca Gabbia, o che gioca Emersone Royalone, o che gioca Davide Calabria, raga, ci hanno giocatori forti dappertutto. In ogni zona di campo ci hanno giocatori forti. Quindi se vuoi giocare con Calabria, Calabria deve fare la partita perfetta. Se vuoi giocare con Emersone Royalone, deve fare la partita perfetta. Poche palle. Cioè, non so se vi ho spiegato bene che cosa, il mio concetto sulla partita di domani. Domani le parole, i fatti, le parole, scusate, stanno a zero. Cioè, domani le chiacchiere stanno a zero. Domani per vincere devi fare il 110%, punto. Chi gioca, gioca. Tatticamente chi c'è c'è, domani per vincere devi fare la partita perfetta, ragazzi, di palle non ce ne sono per domani. Ultima cosa che devo raccontare prima di salutarvi, ragazzi, la notizia è molto strana. E a che cosa mi riferisco? Relevo conferma, e anche Fabrizio Romano conferma, Rabiot è a un passo dal Marsiglia. E voi direte, ma Lollo, ma com'è possibile? La madre è andata avanti tutta estate a dire che il giocatore voleva una squadra top top mondo, il giocatore voleva 10 milioni di stipendio e 5 milioni alla firma, è vero. E quindi giustamente adesso, mi ricollego a quello che vi stavo dicendo prima, chi troppo vuole nella vita, chi troppo vuole alla fine veramente nulla stringe. Perché adesso, a metà settembre, abbiamo passato la metà di settembre, Rabiot non si sta allenando da mesi, Rabiot
tutte le squadre gli hanno dato 2 di picche e quindi alla fine dove è dovuto andare? Nella squadra che pochi anni fa, io ricordo sta roba, per chi non se la ricordasse andasse a cercare l'intervista, aveva schifato clamorosamente dicendo potrei andare in tutte le squadre ma sicuramente non andrò mai al Marsiglia. Proprio lì. Però mi sarebbe piaciuto vederlo al Milan. Non so perché, ma mi sarebbe piaciuto vederlo al Milan. Ciao a tutti raga, ci vediamo dopo dalle 17 alle 18:30 in diretta come sempre. E basta. A dopo, ciao a tutti, forza Milan. E vada via chiudi Inter, ciao.